Correva l'anno 1990, quando una chiave metteva in moto la prima Renault Clio. Questi 20 anni hanno segnato coscienze e culture, attraverso mutamenti sociali e politici ed uno sviluppo rapido e costante, che ci ha tradotti velocemente verso nuovi stili di vita, di consumo e comunicazione. È la storia, la nostra storia degli ultimi 4 lustri, quella che inizia quando Renault Clio cominciò a circolare, proprio mentre nel nord Europa tirava un'aria di euforica speranza nel cambiamento, dalla perestroica alla recente caduta del muro di Berlino. Navigatore, sei pronto? Federico, sbrigati. Di 5 minuti in anticipo, eh? Dai, se poi facciamo tardi, dai la colpa a noi. La telecamera palmare? 2 chili di riso. Aglio 16 valvole. Pronti? E vai! Gli anni 90 fecero il loro esordio in Italia con l'entusiasmo per i mondiali di calcio. L'Italia intera seguiva con apprensione le sorti del capitano Cocciolone e del maggiore Bellini, fatti prigionieri durante la prima guerra del Golfo. Nel giro di pochi anni i vecchi atlanti e i libri di geografia sarebbero finiti al macero, mentre finalmente si compiva la riunificazione delle due Germanie, la Russia si disgregava, pacificamente la Cecoslovacchia si scindeva in Repubblica Ceca e Slovacchia, la Jugoslavia si frammentava. Furono anni di grandi terremoti politici, ma anche di stragi a matrice mafiosa. Nella memoria collettiva sono impresse le terribili immagini della strage di Capaci e l'attentato al giudice Borsellino. Ma furono anche gli anni dei nuovi strumenti di evasione, come ad esempio la PlayStation, e il fiorire della cultura e il consumo dei prodotti bio, le beauty farm, le spa e di nuovi tipi di sport, dall'americano Pilates ai tecnologici rollerblade. E poi finalmente un 1993 dal sapore più ottimista. Il trattato di Maastricht sanciva la nascita dell'Unione Europea. A bordo di Clio viaggiavamo in un mondo che stava davvero avviandosi ad una coscienza nuova e nell'aria si avvertiva una sensibilità crescente sia per la tutela del pianeta che per la difesa delle singole identità culturali ed economiche. È da lì che partì la spinta per la firma del Protocollo di Kyoto, siglato nel 1997 da 159 stati per contenere l'effetto serra. Gnarappa! Gnarappa! Ngarappa! 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 All'epoca i pionieri della tecnologia cominciavano a fare amicizia con internet. Se fino a qualche anno prima ricerche e tesine scolastiche si facevano su pesanti tomi, per la generazione successiva il neonato Google si sarebbe rivelato insostituibile, così come Wikipedia a partire dal 2001. Ma se un amico avesse voluto darci sue notizie, avrebbe dovuto misurarsi con le nuove tecnologie e familiarizzare con i primi cellulari. Niente più lettere, ma le più rapide email. Il viaggio che avrebbe condotto ai giorni nostri sarebbe stato ancora lungo e al distributore non sarebbe più stato possibile trovare la benzina normale e la super. Ormai solo benzina e diesel. E dove erano finiti poi gli appassionati di calcio che vedevi passeggiare la domenica con la famiglia e la radiolina incollata all'orecchio per seguire la partita? Ovviamente a casa, comodamente seduti sul sofà, a tifare per la squadra del cuore attraverso le prime televisioni satellitari. Telepiù, Stream TV e quindi Sky. L'arrivo del 2000 unificò idealmente il mondo sotto la spinta di un festeggiamento globale. Il nostro bel paese ospitò nello stesso anno il grande giubileo, proclamato da Giovanni Paolo II, radunando pellegrini da tutto il mondo. Ma fu anche la volta del primo Gay Pride della storia. Dall'entusiasmo del 2000 allo shock del 2001. L'attentato di Al-Qaeda alle Torri Gemelle di New York e al Pentagono lascerà una ferita profonda nel popolo americano e nel mondo intero. A meno di un mese dall'11 settembre 2001 si innescò la seconda guerra del Golfo. Il 1 gennaio 2002 imparammo a fare rapidamente di conto con la nuova moneta, l'euro. Downtown on the river, boy. Starbound for a good time ride.
quinquennio si aprì nel 2006 all'insegna di un'attenzione particolare allo sport. Teatro delle Olimpiadi invernali a Torino, l'Italia fu al centro dello scandalo Calciopoli e, malgrado ciò, ottenne l'ambita vittoria ai campionati del mondo contro la Francia, di cui è rimasta impressa a tutti la testata di Zidane a Materazzi. Serviva del resto un anno più leggero, prima della crisi dei mutui che dal nuovo continente si propagò globalmente, causando la più grave crisi finanziaria dopo quella degli anni 30. Quando Barack Obama si insediò alla Casa Bianca, primo afroamericano alla guida degli Stati Uniti, rappresentò la speranza di una ripresa economica e di una nuova società, simbolo di integrazione razziale e di apertura a nuovi rivoluzionari processi di cambiamento. Al contrario, nel 2008, dall'altra parte del mondo, in Cina, all'alba delle Olimpiadi, furono represse con la violenza le manifestazioni pacifiche del Tibet a favore dell'autonomia culturale e politica. Intanto a sud dello Stivale esplodeva l'emergenza rifiuti, mentre l'Alitalia si salvava miracolosamente dal fallimento. Ed oggi? Benvenuti nell'era del web 2.0, degli internauti connessi 24 ore su 24 e dei social network. Oggi si comunica tutti tramite Facebook, Twitter, MySpace e YouTube e siamo tutti accaniti fruitori di blog. Con lo sguardo ottimista teso al futuro e radici ben salde alle proprie tradizioni, l'Italia dimostra ancora oggi di sapere conciliare i propri valori sociali e culturali, unanimemente riconosciuti con l'apertura ad una internazionalizzazione sempre maggiore, esportando la sua eccellenza nell'artigianato e confermandosi trendmaker nella moda e nell'enogastronomia.